Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Finalmente dopo secoli. Da quanto tempo non fai un video? Una vita. Da Harry Potter. Come Harry Potter? Da una vita tipo 4 anni tutti. Ok. E siamo qui insieme oggi perché lui ha fatto shopping per me. Vi avevo accennato qualcosa su Instagram. Ha fatto shopping su Shein, che gentilmente mi ha dato la possibilità di scegliere 12 capi. Ha scelto tutto lui, sono super curiosa perché non ho visto niente, non so cosa aspettarmi. L'unica cosa che ti ho detto è stata sulle taglie, anche se vabbè, bene o male, sa la taglia che porto, quindi una S e una XS normalmente. Partiamo. Vai. Apro io o apri te? Apri te, dai, prima. Via. Ovviamente dopo vi farò vedere i vestiti anche indossati, perché sono tutti vestiti. Sì. Ok. Vedo già qualcosa di super casalingo e non è male, perché dovrò stare chiusa in casa e quindi non è affatto male. Io adoro le cose per la casa. Allora, è un coordinato. Abbiamo il pantalone della tuta praticamente grigio. Questa è l'XS, era piccolissima la vita. Ma io ho preso XS se era disponibile o S quando non c'era l'XS. Ok, quindi quasi tutte XS. Comunque, beh, lo vedo piccolino, quindi secondo me mi va. Oh, è bello, sembra anche bello caldino. Ma bello, cioè. Sì, è fatto bene. Elastico, vabbè, in vita, elastico alle caviglie. Io amo molto le tute con l'elastico alle caviglie. E il pezzo sopra, semplicissimo, niente di particolare. È corto, hai la pancia fuori, tipo. Sì, credo. Non sembra. No? No, un altro. Direi di no, è un altro. Spoiler. Ok, primo, mi piace. Questo lo apre lui, vediamo. Bellissimo questo. Cos'è? In velluto. Un'altra tuta? Yeah! Facciamo collezione di tute, ok. Questa è una tuta sempre lunga, quindi direi decisamente da casa, perché così non ci... Beh, sì? Però... Dici? Comunque, anche qua abbiamo l'elastico in vita. Più o meno sui colori per ora sono molto 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 simili, sia il capo che i colori. Vari molto dopo. Ok. Elastico anche in questo caso alle caviglie, che mi piace molto. È bello perché è tipo questo... tipo metallizzato, effetto metallizzato, bello. E questo è un crop top, tipo. Secondo me è come quello di prima, no? No, questo ah, è... ok, sì, questo è. Questo è decisamente corto. C'è anche la zip, quindi è tipo tuta. Secondo me l'avevo scelto rosa e poi non c'era questo. Era quello famoso, perché poi mi ha detto, cioè, perché poi, allora, io ovviamente ho risposto io alle mail senza andare a cliccare link per link, e mi hanno fatto sapere che uno dei colori che aveva scelto non era disponibile. Bello anche questo, lo provo dopo e vediamo se mi piace anche indossato. È arrivato un po' di colore, vediamo. Questo non mi ricordo cos'è. Ovviamente di tutti i capi vi lascio qui in descrizione il link, quindi se c'è qualcosa che vi piace potete trovare il prodotto direttamente qui sotto in descrizione. Qualcosa di rosso. Non mi aspettavo il rosso da te. L'hai visto? Allora. Questo che cos'è? Un maglione. Natale dell'anno prossimo. Questo non è che mi piaccia molto in realtà, cioè il collo è molto 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 semplice. Comunque, collo leggermente a vita alta. Ma secondo me lo ricordavo però così. Sì, magari non sempre le cose corrispondono a quello che... Poi. Comunque vabbè, lo proviamo. Maglioncino semplice, tutto rosso, tinta unita. Beh, il colore in realtà non è male, decisamente natalizio questo qua, perfetto per Natale dell'anno prossimo. Manica lunga sempre con il polsino. Poi altro giro, altro regalo. Qua abbiamo finito? No, no. Ah, ok. Perché ci sono due scatoloni. Il primo questo e l'altro è questo. Dai, finiamo questo. Sono arrivati in due giornate diverse. Vedo ancora qualcosa di grigio. Infatti, tra l'altro, come siamo vestiti oggi? Di grigio. Ci piace il grigio? Sì. No. Un'altra tuta? Un'altra tuta. Ah sì, hanno messo un altro lockdown e io... E via. Allora, qui abbiamo
Un'altra tuta grigia, di nuovo, stesso come linea, molto simili, quindi elastico anche in questo caso, in vita. Questa che taglia è? Vediamo se c'è scritto. Esatto. E elastico alle caviglie, ma questi secondo me mi piacciono tutti, perché io questi, sapete che in casa li uso tanto, mi piace questo stare comoda. Molto. Ma il cappuccio, questo è bello. Questo qui è un... sì, decisamente corto, è un crop top tipo l'altro in velluto, ma a differenza degli altri c'è qualcosa di diverso e abbiamo il cappuccio, anche qua poi a manica lunga. Questo secondo me è carino indossato. Bello. Ma tutte, finora tutte. No, sono carine, a parte il maglioncino rosso. Che comunque vedrà anche Natale. È Natale, vero? Ultimo della prima confezione. Sì. Beh, questo è semplice. Cos'è? Ah no, è la gonna. Pensavo che gonna? È una gonna? Sì, tipo pantaloncino forse. Allora, è un po' stropicciatino, quindi devo vederlo indossato questo. È un pantalone, vedete dietro, si vede proprio che è un pantalone, c'è la zip. Una XS anche in questo caso, e davanti, ti piace? Sì. E davanti c'è questo, diciamo questo taglio, quindi lo fa sembrare una gonnellina. È molto simile come linea a uno di Zara che avevo preso anni fa, che in realtà uso spesso. Questo secondo me può andare sia, cioè non è leggerissimo, quindi è più invernale, magari con una calzamaglia. Lo devo provare anche a stirare perché è un po' stropicciato, però forse non è male, forse ci sta. Il pantalone mi è leggermente larghino qui in vita. Ho provato ad abbinarlo con il maglione rosso perché il maglione è lasciato proprio fuori, come avete visto, indossato con, abbinato con i leggings, non mi convinceva, così rende un pochettino di più. Poi vabbè, le cose sono ancora un attimo stropicciate, quindi dovrei anche andare ad stirarle. Mi piace il taglio qui, c'è qui comunque sotto, come vedete ci sono i pantaloncini, però mi piace l'idea che da davanti sembra una gonnellina. Il maglione ha leggermente il collo alto, però niente di esagerato, perché io in realtà non mi vedo molto con i maglioni con il collo alto. Però tutto sommato anche questi due capi, che erano quelli che mi convincevano un po' meno, abbinati insieme non mi dispiacciono. Questo che cos'è? Vedo già qualcosa di... Nessuna piccola è stata maltrattata. Qualcosa di peluche tipo. Ah, questo è bello, questo è bello. Questo piacerebbe a mia sorella un sacco, e anche ad Alice. Perché Alice sicuramente starà guardando questo video, mi ha già detto: se c'è qualcosa che non ti convince, dallo a me. Quindi adesso vediamo un po' cosa possiamo darle. Questo qua è un... una felpa tipo, una no? Felpa, un maglioncino super caldo, tiene un sacco di... cioè bello morbido, bello bello bello, tipo coperta. E ha le orecchie, il cappuccetto con... cappuccio con le orecchie tipo da orsetto. Bello questo, è carino indossato questo, wow, super sexy. Ancora peluche, no, cambiato colore, qualcosa di bianco. Questo è un maglione normale, niente di a lungo. Sì, un maglione. Questa è S forse, prova a guardare. Wow, che memoria! Ah. Questa è una S ed è un maglione, ma te lo ricordi come era indossato? Perché mi sembra un po' lunghetto, tipo un maglione vestito. Secondo me sì. No, secondo me era come un maglione. Cioè, maglietta un po' più lunga. Sì. Dopo lo provi. Dopo lo proviamo e vediamo. Comunque il bianco nel maglione mi piace sempre tanto. Ce ne sono ancora di cose qua. Siamo a 5-6. Ho perso il conto, non lo so. Vediamo. Pantaloni della tuta. Qua abbiamo solo un pantalone della tuta.
Tipo, questo che colore lo definisci? Grigio. Grigio. Io questo lo definisco tipo un... Ma sì, grigio è. Grigio. Dici anche un grigio? Cioè, forse in videocamera può sembrare un grigio, ma in realtà secondo me è tipo un... colore militare scuro, scuro, ah, scuro, okay, scuro. Beh, stesso discorso, l'elastico in vita. Diciamo che ho pantaloni della tuta per anni, anni, anni e anni. Devo provare, non vedo l'ora di provarli perché poi rendono sicuramente di più da indossati. Comunque io dalla scatola vedo tutte cose scure adesso, nero, grigio. Sì. Sì, ok, come colori, tipo rosino. No, non ho esagerato. No, ok. Qui... Ah, qui ho finito la fantasia alla fine, mi chiama così, però... Cosa non, so sia, non ho idea. Non so cosa sia. Cosa hai pompa? Non ho idea. Ma cos'è? Sembra una... È presa una tuta intera. Sì. È una tuta intera. Bella. No, questa è bella indossata. Cioè, indossata dalla modella è bella. Ma com'è questa cosa? Sì, te la infili in testa e... Sì, no, questa non la metto. Provala. Sì, dopo la provo. Però, allora, adesso si capisce qualcosa per... Innanzitutto, allora, collo leggermente alto, manica lunga. È tutta intera. Ma tipo aderente face? Sì, è giusto. Non lo so. Non lo so, la devo provare perché a vederla così non mi sembra niente di che. Magari se non fosse stata nera, tipo un altro colore, tipo grigio. Sabbia. Sabbia, ho preso qualcosa color sabbia, non mi piace il sabbia. No. Da indossata la tuta è tutta un'altra cosa rispetto a come si vedeva dalle immagini di poco fa. Diciamo che segna qualsiasi cosa perché è talmente aderente che segna proprio qualsiasi piccolo difetto. È leggerissima, in realtà non tiene callo, sembro praticamente un ladro, mi ha detto Ste. Sì, questa è proprio una cosa così simpatica. Lui dice per stare in casa ci sta, però se non tiene caldissimo. Non è calda come ad esempio le tute di prima. In primavera? O il panna tipo. Nero, ah, wow. Qui ho finito la fantasia e so che li porti, quindi... Cos'è? Leggings. Ah, leggings. Sì, leggings in realtà li porto, mi piacciono tanto tipo in simil pelle. Questi sono semplicissimi leggings, tipo di body cotone, non lo so, vediamo. Sì, cotone. Beh, sembrano strettissimi. È leggings, cioè. È leggings, infatti. XS. Il leggings, devo dire che è ultra aderente, fascia tantissimo. Io amo i leggings, quelli che seguono per bene le linee del corpo, a vita abbastanza alta. Mi piace come sta indossato perché è bello comodo e fascia molto bene. Qualcosa di sabbia forse. Forse c'è qualcosa di sabbia, di crema. Allora, devo dire che non sei andato su nessun vestitino, su nessuna cosa carina, tipo per uscire, hai fatto tutte cose a casa lì, cioè sì, per stare in casa. Anche perché, sicuro. Anche perché diciamo che queste cose le uso proprio per stare in casa molto molto volentieri, ma sai che alcune tute si possono usare anche per uscire, ma infatti, la spesa. Ma infatti io alcune le avevo pensate anche così, cioè. Oh. Sai cosa di questo nero? Troppo nero. Cioè tutto nero così mi sembra proprio da funerale, non c'era un altro colore. Ma questo era nero, cioè ma anche nero alla fine ho preso i leggings e questo e basta. Però le tute nere, comunque una tuta nera, il concetto è sempre lo stesso, in questo caso vabbè c'è il cappuccio, magari anche le tasche davanti, questo è da Alice. Infatti sto dicendo Alice, arriva per questo Alice arriva per te, è da Alice, decisamente. Se per lui lo prendevo fucsia. C'era anche fucsia? No, non lo so, non mi ricordo. Vabbè, comunque, poi il pantalone, solito discorso, tutto nero. Questo è XS, o S? XS, tra l'altro questo è bello pesantino, sembra più pesante rispetto agli altri. Devo ricredermi perché la tuta nera indossata non mi dispiace affatto, è molto comoda.
Adesso dalla videocamera diciamo che si perde un po', rende di più dal vivo. Comunque anche qua abbiamo il pantalone a vita alta, ci sono i nastrini per fare il fiocchettino, la felpa è bella, insomma non è troppo aderente, però rispetto magari ad altre, questa è più piccolina, stringe un pochettino di più, c'è il mega tascone qui davanti, c'è il cappuccio e devo dire che alla fine non mi dispiace affatto. Se fosse stata panna top, comunque super super comoda e la taglia è perfetta. Abbiamo finito? Ultimo, ma non ultimo. Ultimo, ma non ultimo. Ah, No, cos'è? ultimo. Allora, ecco, questo è un crema che mi piace come colore, vedete? E abbiamo anche qua un completo per stare a casa, comunque No, una che tuta. giro, questo te lo puoi mettere anche. Devo provare a vedere. Allora, ma può essere che sono cose uguali alle altre, cambiamo il colore, è tutto diverso. Tutto diverso. Comunque sono molto simili. Anche qui la parte di sopra, È cappuccio, grosso, la tasca, mi sembra un po' grande, magari questa è grande. La tascona grande qui centrale, XS però. manica lunga e poi c'è il suo pantalone abbinato. Anche questo è bello, bello pesante con le taschine laterali. E con, sì, questo secondo me è proprio veste normalmente un pochettino grande perché si vede anche il pantalone ed è appunto una XS, poi magari indossato rende sicuramente di più e anche qua sì, alla caviglia c'è l'elastico. Allora, adesso Aspetta, prima il voto, prima di provarle. Così. un voto in Sì. generale. Prima di provare. E poi un voto dopo aver provato. Ok, ti do 8. Dai, 8. 8 perché comunque come stile mi piace il coordinato pantalone con la felpa. Era da un po' che volevo prendere qualcosa di simile, li guardavo da Zara, quindi diciamo che adesso ho un po' di scorta e non c'è bisogno di fare nessun acquisto. Adesso io li provo, ovviamente vi avrò già inserito le clip all'interno del video, vediamo un po' indossati se rendono oppure no. Se il video in compagnia di Ste vi è piaciuto e volete magari un altro video insieme, no, fatecelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Qui in descrizione trovate tutti i link ai prodotti che ha scelto per me. Vi mandiamo un mega bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! Così.